Oggi vi do le mie prime impressioni su Jinmen, serie horror appena arrivata in Italia grazie a Ikari, che devo dire che con Gannibal, gli strani casi del professor Munakata, ha portato diverse cose interessanti ultimamente, eh? Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, azzeccando comunque anche serie, insomma, un po' meno conosciute, di qualità. Spinto quindi un po' dalla curiosità per questa copertina inquietante che vedete, mi sono preso Jinmen, manga di Takahiro Kato, già completato in Giappone con 13 volumi e pubblicato da Shogakukan. Ok? Ikari propone questo formato qui tankobon, prezzo di copertina 7,50€, il volume ha la sovracopertina, come vedete. Non posso farlo vedere sotto perché diciamo che ci sono delle immagini un po' osè sotto la sovracopertina, bannabile. In copertina comunque abbiamo questo elefante con una faccia quasi umanoide straziante che stringe una ragazza tra la proboscide, no? Abbiamo anche il titolo laterale diviso in due. Non mi piace molto la scelta di avere il numero in questo riquadro nero, bruttino devo dire, però effettivamente è così anche nell'edizione giapponese. E così anche nella grafica dei volumi giapponesi. La costina fucsia che riporta titolo, numero del volume, autore, editore, poi quarta di copertina con il retro dell'elefante e una città praticamente devastata, e poi c'è anche quassù in cima la trama. All'interno delle alette abbiamo da una parte un messaggio dell'autore, come vedete, e dall'altra parte abbiamo una mini scheda del personaggio con il protagonista. Ok? Quindi questa è un po' l'edizione. Andiamo a leggere la trama in quarta di copertina e poi discutiamo un attimo di questo manga. Allora, il liceale Masato Jingu torna nella sua città natale dopo 7 anni e, da grande appassionato di animali fin da bambino, invita la sua amica d'infanzia Itomi a visitare lo zoo locale. È qui che incredibilmente i due assistono a qualcosa di davvero bizzarro. Parte così un nuovo intenso horror che vi trascinerà in un mondo da incubo. La storia effettivamente inizia così, ok? Lo scopriamo che il nostro protagonista, prima di lasciare, diciamo, la sua città natale, frequentava spesso, no, questo zoo, e aveva anche un particolare ascendente positivo sugli animali, ok? In particolare proprio sull'elefante dello zoo. Ha un buon rapporto con il personale, tanto da poter entrare un po' anche, insomma, a contatto con gli animali. E quando torna, dopo tutti questi anni, si accorge comunque di un'atmosfera diversa all'interno di questo zoo, no? Già dopo pochissime pagine si entra in questa atmosfera di agitazione e terrore, ok? Infatti quando il giorno successivo praticamente Masato va allo zoo con Itomi, con questa sua amica d'infanzia, c'è un silenzio pazzesco e non sembra esserci nessuno in giro, ok? Ma da lì in poi praticamente gli animali iniziano a comportarsi in modo strano, citazione a Scary Movie, i cani si comportano in modo strano, sembrano impazziti praticamente questi animali, aggrediscono le persone e hanno assunto una strana espressione umanoide e inquietante, ok? Inizia praticamente il putiferio, perché questi animali iniziano a scappare dallo zoo, si diffondono un po' per tutta la città. Oltre a questo, Masato scopre che quello che sta accadendo sembra essere comunque legato a degli strani esperimenti che il nuovo direttore dello zoo stava facendo sia sugli animali che sul personale. Storia bella inquietante, ok? I disegni dell'autore devo dire che tendenzialmente mi sono piaciuti, sono molto espressivi, magari vi faccio vedere qualcosina, un momento di paura, guardate qui, un momento di paura abbastanza espressivi direi, riescono comunque a trasmettere secondo me quel terrore, quell'inquietudine dovuto all'attacco degli animali, soprattutto quando vi vedete queste facce così inquietanti di questi animali. Sono disegnate proprio in modo particolare, cioè guardate anche per esempio, no, questa giraffa un po' borderline, questa, con questo braccio diciamo in bocca, veramente veramente inquietante. Gli animali stessi proprio inquietantissimi e devastanti, ok? Il volume è molto frenetico, devo dire che per essere un primo volume, cioè, succedono tantissime cose e non mi è piaciuta come è stata introdotta la cosa degli esperimenti, però, perché l'ho trovata un po' senza senso, cioè
c'è sto tizio che racconta che praticamente ad ogni visita periodica gli iniettavano anche il boia nelle braccia, aveva tutte le braccia distrutte, cioè, ma magari due domande te le fai prima, ti fanno una visita e ti iniettano cose strane, no? Cioè, non è che stai lì e ti fai iniettare cose a caso e ti fai fare degli esperimenti su di te senza consenso, eccetera, no? Mi è sembrata un pochino esagerata. Invece mi è piaciuto come l'autore riesce a raccontare come può essere marcio l'animo umano nelle situazioni di pericolo. Questo sì, veramente figo all'interno di questo volume. Rimangono un po' di dubbi. Un primo volume così comunque ricco di tanti accadimenti, così frenetico. I personaggi davvero praticamente non si fermano un secondo, è tutto un botta risposta, spostarsi, scappare, andare di qua, andare di là. A che cosa può portare questo, mi chiedo? La serie sarà comunque di 13 volumi e non penso si possa tenere questo tipo di ritmo, questo tipo di narrazione per 13 volumi. Quindi sono piuttosto curioso di vedere il prossimo volume per andare a capire anche magari qualcosina in più anche di come sarà strutturata la narrazione e la storia da qui in poi. Nel complesso devo dire, in tutta sincerità, che non mi è dispiaciuto, al suo perché, soprattutto se vi piace l'horror frenetico e adrenalinico, ok? Vuoi sapere cosa ne pensate voi innanzitutto? Avete intenzione di seguire questo manga? Lo prenderete? Lo avete già preso? L'avete già letto? Fatemelo sapere nei commenti, ragazzi.